Allora, salve. Bellissimo pubblico di giovani per festeggiare la presenza di Serge Latouche qui con noi. Sono microfonata? Allora, il mio compito è quello di fare una brevissima introduzione alla serata. Ma credo di non dover spendere molte parole per presentare Serge Latouche a questo tipo di pubblico. E quindi mi limito semplicemente a sottolineare il forte peso delle idee di Latouche e il coinvolgimento che queste idee stanno provocando in tutto il mondo, direi. Serge Latouche, voi sapete bene, parte da una formazione economica, ma poi si addentra con grande passione nelle tematiche antropologiche, politiche, morali. È uno scrittore. Ti dà fastidio la Un luce? po', Anche anzi, a puoi me. tornare Ci dà molto fastidio la luce. Possiamo abbassare un po'? un po'. O tornare un po' là. O girarla un pochino? Chiaro. A chi lo dobbiamo chiedere? Marco, bravo, Benissimo. grazie, fantastico, anche quella magari. Anche quella, vabbè. Qualcun altro gentile che da quell'altra parte va un po' a girare quella? Bene, Fantastico, bene, bene. grazie, così Sì. riusciamo a sopravvivere. Sì. Allora, stavo dicendo, questa mia brevissima introduzione, uno scrittore particolarmente prolifico, conosciamo tutti la mole di libri che Latouche ci ha regalato, le cui analisi sono sottilissime e nello stesso tempo fortissime, fortemente provocatorie, con una forza polemica che spesso rasenta l'iperbole, ma perché è la realtà che è iperbolica e Latouche ha il coraggio intellettuale di denunciarla. È un viaggiatore attento e profondo conoscitore del mondo africano, da cui trae una serie di suggestioni che poi ci riporta, e non è un riformista, nel senso che non gli interessa riformare il mondo attuale. Anzi, insiste nel dire portare degli aggiustamenti a quella che è la situazione attuale significa soltanto aiutare ancora di più le contrapposizioni, il rischio ambientale, le disparità, il degrado, eccetera. Usa un linguaggio che non gioca con la semiotica. Usa un linguaggio diretto, immediato. Assume ogni tanto anche toni fortemente morali, specie quando parla di corruzione e di demoralizzazione del nostro mondo. Noi italiani siamo particolarmente esperti in demoralizzazione. Abbiamo una situazione politica particolarmente inclinata in quella direzione, quindi ci fa bene ragionare di queste cose. Usa utilissime ed efficacissime metafore. La metafora dei naufraghi è di una efficacia eccezionale, specie in Italia, dove ha una sua concretezza ed una sua veridicità. Non è questa una occasione accademica, quindi non mi interessa assolutamente collocare Latouche all'interno di un solco disciplinare,
tant'è che lui stesso rifiuta una precisa collocazione disciplinare. Certo, tenterò di portarlo sui temi che a me sono più congeniali, e cioè temi geografici, che d'altro canto lui affronta nei suoi libri, senza chiamarli temi geografici, ma sono temi che attengono strettamente l'organizzazione del mondo, la organizzazione sociale, economica, le disparità che avvengono, le conflittualità. E quindi cercherò di portarlo in qualche modo all'interno di questi temi di geografia. Vabbè, io credo che la mia presentazione sia più che sufficiente, ripeto, per questo tipo di pubblico che lo conosce molto bene. E quindi comincerai la nostra intervista. Partiamo da quelli che sono i temi principali da cui Latouche è partito, ovvero l'occidentalizzazione, il tema dell'occidentalizzazione, e la mega macchina che sovrasta, organizza, decide, ordina. E quindi dall'idea illuminista di progresso al mito tecno-economico dello sviluppo. Latouche ha fatto questa bella operazione di decostruzione del pensiero economico razionale e ha spesso usato la metafora del martello. Chi ha un martello nella testa vede tutto a forma di chiodo. Allora cerchiamo di capire cos'è questo martello e di identificare alcuni di questi chiodi. Allora, la prima domanda, mi chiedo se non rischiamo di dare troppa intelligenza al sistema definendolo meca macchina, che è una metafora molto forte, stritolante, escludente. Cioè, non rischiamo di introdurre nuovamente dei principi ordinatori, un principio ordinatore, dopo avere rinunciato ai principi ordinatori, alle classificazioni, alle contrapposizioni manichee e rigide, no? Abbiamo sposato da parecchi anni il paradigma della complessità. Allora, non rischiamo forse di ritornare a un qualche principio ordinatore ragionando di mega macchina, Serge? Okay. No, sei microfonato. Ah sì? Sì, sì, certo. Bon, allora va bene. Allora, buonasera a tutti, grazie a Paola. Sono molto contento di ritrovarmi a Bologna, perché come lo dicevo a pranzo, Bologna è quasi la prima città in Italia dove ho iniziato la mia, diciamo, carriera italiana. Un po' più di 10 anni fa, a questo momento, non dicevo una parola in italiano, parlavo in francese. E poco a poco mi sono cavato a parlare, mi sono rischiato a parlare un po' italiano, faremo così. Allora, questa prima domanda, la parola mega macchina, penso che è una parola che mi sembra affascinante, Lewis Mumford, che l'ha usato, penso, per la prima volta, e lui dice che la macchina più affascinante che gli uomini hanno fatto non è l'automobile o non sono le macchine, ma è l'organizzazione sociale. E questo da molto tempo. E lui prende come esempi di mega macchine l'impero cinese, l'organizzazione dell'impero cinese, la burocrazia celeste, e la burocrazia faraonica, e anche e c'è tutta nella storia tutta una serie, la falange macedonia. La cosa importante in queste macchine umane, gli uomini sono trasformati in ingranaggi, e questa è la cosa importante. Naturalmente ha ragione che viviamo in un mondo che è tutto so ordinato, che è un mondo caotico,
ma in questo mondo caotico siamo trasformati in ingranaggi. Allora, l'ordine, il nuovo vecchio ordine mondiale di cui ha parlato già Bush e prima ancora, non sono il primo Bush forse, e il vecchio Bush senior, naturalmente vediamo con la controrivoluzione neoliberista che si è messo in posto negli anni 90 con Margaret Thatcher e Ronald Reagan, che oggi, dopo il crollamento, abbiamo visto crollare tre megamacchine, la megamacchina nazista, che era una megamacchina terrificante, la megamacchina sovietica e la megamacchina fordista. Oggi vediamo una megamacchina ancora più potente, più planetaria, che è il sistema mondo, cosiddetto la globalizzazione, e che nel fantasma dei teorici ultraliberisti funziona da sola con il famoso mano invisibile. Naturalmente è vero che questo funzionamento, perché? Per molte ragioni, perché fortunatamente se c'è questo tentativo di trasformarci in ingranaggi, non siamo ingranaggi, rifiutiamo di essere ridotti. Naturalmente molti di noi accettano il loro ruolo di fare funzionare ciò che Hannah Arendt chiamava la banalità del male, e l'abbiamo visto con la megamacchina nazista e con la megamacchina sovietica, ma anche in queste due megamacchine c'era posto per la dissidenza, fortunatamente, e finalmente la dissidenza ha fatto crollare queste megamacchine. Siamo al medesimo tempo ingranaggi e grani di sabbia che fanno bloccare questi ingranaggi. Allora, di sicuro pensare che il mondo funziona come una megamacchina perfetta è un fantasma diffusa dall'ideologia, come l'ideologia di Fukuyama, con la fine della storia il mondo avrebbe trovato l'organizzazione perfetta con la democrazia, i diritti dell'uomo e naturalmente il mercato, perché la megamacchina oggi è la mercificazione totale della vita e del mondo. Allora sono d'accordo che non dobbiamo pensare che viviamo in un mondo ordinato, benissimo, che funziona bene anche come una macchina. Siamo in un mondo molto caotico, ma in un mondo molto pericoloso, perché c'è una tentativa di strumentalizzare gli uomini, e con un certo successo, e trasformarci in ingranaggi. Ok. Ma Dio mio, devo imparare a muovere questa cosa. Negli anni passati, però, gli economisti si divertivano a vedere dei capitalismi diversi. Cioè vedevano delle matrici culturali, delle matrici religiose più precisamente, alle diverse forme che il capitalismo ha assunto. Il calvinismo, etica protestante e capitalismo, confucianesimo e tigri asiatiche, questione islamica, ovvero questione dell'occidentalismo contrapposto a un orientalismo. Ecco, che senso ha questo tipo di distinzione? E cioè identificare delle forme economiche diverse. Esistono queste distinzioni oppure sono distinzioni soltanto fittizie, soltanto nominalistiche, ovvero sono
semplicemente delle cornici simboliche che vengono attribuite di volta in volta a una forma economica o all'altra, e rientrano però tutti quanti nella stessa medesima logica del capitale e del mercato? Allora è una questione affascinante, perché alcuni anni fa si pensava che l'America del Nord, particolarmente, aveva trovato un rivale nel Giappone. E a questo momento si scriveva saggi su, penso al saggio di Kumar Amartya Sen su confucianismo e capitalismo, che spiegava che il confucianismo era favorevole allo sviluppo del capitalismo, e a questo punto sembrava che andava meglio ancora il confucianismo, perché dentro il confucianismo c'è il senso del dovere, c'era l'impiegamento a vita, c'era tutta la lealtà all'impresa, molti tratti che sembravano spiegare ciò che sembrava una superiorità del capitalismo giapponese sul capitalismo anglosassone. Non si deve sempre nelle scienze sociali precipitarci sulla moda, perché le cose si deve vivere, come diceva Braudel, nella lunga durata. E oggi si vediamo che finalmente, allora in questo tempo era vero, anche in Francia c'era tutta una scuola che è stato un piccolo successo anche in Italia, che si chiama i regolazionisti, che pensavano che il capitalismo era molto diverso, c'era un capitalismo renano, tedesco, un capitalismo anglosassone, un capitalismo giapponese, un capitalismo alla francese, anche forse all'Italia, con la terza Italia, la cosiddetta terza Italia, eccetera, eccetera. Di sicuro il capitalismo è ciò che Max Weber chiamava un ideal tipo. Naturalmente non viviamo in un ideal tipo, viviamo in una realtà molto complessa, con una storia, tutto un retroscena storica, e naturalmente ma c'è una logica, è una logica, è la famosa gabbia di ferro della modernità, una logica capitalistica, del sfruttamento del lavoro, della macchina del profitto, ci deve fare sempre, sempre profitto, accumulare sempre di più, consumare e consumare sempre di più per favorire l'accumulazione del capitale, per fare che il capitale faccia profitti, eccetera. E questa logica è la medesima in Giappone, in Francia, in Italia, in Inghilterra e negli Stati Uniti. Ma la retroscena storica è diversa, e naturalmente la realtà è sempre fatta di compromessi. Allora abbiamo visto un compromesso in Germania con il capitalismo renano, un compromesso in Francia con un capitalismo più o meno diretto con lo Stato, il colbertismo, la tradizione colbertismo, in Italia con i distretti industriali, eccetera. Ma vediamo oggi che cos'è la globalizzazione. La globalizzazione, di un certo punto di vista, è soltanto la globalizzazione del capitalismo. E allora si vede che c'è un'uniformizzazione, perché la logica del funzionamento del capitalismo si impone oggi, e che il retroscena storica sparisce, svanisce poco a poco, e è sottomesso alla logica di ferro del capitalismo. Anche come lei l'ha scritto nel suo bel articolo, la terza Italia, si vediamo oggi che la terza Italia poco a poco si sgregola. E allora sulla domanda andiamo avanti
posso sì, continuare? Sì. No, regolazionisti, citi regolazionisti e vedo recentemente fortemente rivalutato Keynes e tutto il keynesismo e tutto un filone che così rimanda a una versione dello Stato sociale che è tramontata. A me qui viene facile fare riferimento alla situazione emiliana. L'Emilia ha avuto nei primi vent'anni del secondo dopoguerra una situazione fortemente inclinata al regolazionismo keynesiano, e cioè lo Stato sociale, in questo caso era l'ente locale, ma insomma che svolgeva la funzione della statualità in Emilia, ha portato ad una serie di sviluppi, di vantaggi, di discrete regolazioni sociali. Ed è un esempio che in Italia abbiamo anche altri esempi di tentativi di riformare il capitalismo. Che ne so, un esempio che è rimasto lì isolato è quello di Adriano Olivetti, no? Che ha cercato di creare un movimento basato sul concetto di comunità. Era un capitalismo illuminato, non so come altro definirlo, paternalistico, no? Però a Ivrea aveva creato una situazione abbastanza positiva in cui i conflitti, le asperità, le contraddizioni interne al capitale erano addolcite. Ecco, quali esempi possiamo trovare a questo livello, se possiamo immaginare delle possibili alternative? A te non piace il termine alternative, lo so. Sì, 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 sì. È una provocazione che ti sto facendo. No, ma è un preciso modo di intendere il concetto di alternativo. Ma ad esempio, in Argentina questo fenomeno delle aziende recuperate e autogestite dagli operai. Può essere un esempio? Sì. Allora ci sono molte domande nella tua domanda. Ne ho fatte tante, ne ho messe insieme un po'. Va detto, perché è molto interessante ritornare a questo sogno degli anni che in Francia chiamiamo 30 gloriosi. 30 anni gloriosi, che è ancora il compromesso keynesiano-fordista. E per 30 anni abbiamo sognato, quando dico abbiamo, noi abbiamo, cioè la classe operaia e anche gli intellettuali, che avevamo riuscito a addomesticare il capitalismo, il mostro capitalismo, senza fare una rivoluzione il cui successo sembrava discutibile con l'esperienza sovietica, perché poco a poco si sapeva che l'Unione Sovietica aveva il modello era così ingiusta quasi con la nomenclatura, i campi di lavoro e Chernobyl. Allora non era un modello molto, e pensavamo che il modello socialdemocratico, specialmente come il modello dell'Europa del Nord, va detto che questo compromesso che supponeva uno Stato forte, precisamente ciò che Barcellona chiamava lo Stato sociale, che supponeva una distribuzione dei profitti e dei guadagni di produttività tra gli operai, tra lo Stato e tra gli imprenditori, e sembrava un gioco guadagnante-guadagnante, tre guadagnanti.
Si dimentica che in questo periodo c'era due perdenti, eh? Il terzo mondo, perché questo in periodo lo scarto tra il nord e il sud del mondo si è aggravato molto, e la natura, perché abbiamo saccheggiato la natura di un modo terrificante, e che oggi viviamo le conseguenze di questa crescita degli anni 45-75. E di più, naturalmente, questa logica di ferro del capitalismo, non è il capitalismo che si era civilizzato, eh? Riformato, erano i capitalisti, come tu hai parlato di Agnelli, c'erano tutti i padroni. Il capitalismo non è paternalista, alcuni capitalisti sono paternalisti, ma la logica capitalista, naturalmente, e Marx l'aveva su questo punto, lui aveva visto giusto, che dice il capitale, il mercato è mondiale per natura e il capitalismo è mondiale per natura. L'avevamo dimenticato, eh? E siamo stati rattrapati dalla logica di ferro, e naturalmente il capitalismo, la mondializzazione non è che il trionfo della logica di ferro capitalista. Allora tu hai alternative. Allora in Francia oggi, penso in Italia, molti hanno la nostalgia di questo periodo dei 30 anni gloriosi e vogliono ritrovare questo compromesso keynesiano-fordista. Penso che è completamente sbagliato, che non è possibile ritrovare questo compromesso, in più questo compromesso che oggi non è più possibile mascherarsi i due effetti negativi sul terzo mondo e sulla natura. E questi effetti erano due componenti essenziali del compromesso fordista. Di più penso al movimento in Francia ATTAC, per esempio, più o meno l'ideologia dominante dentro il movimento ATTAC è di fare di rifare un fordismo su scala mondiale, ciò che suppone un governo mondiale forte, perché il compromesso fordismo che suppone una regolazione e suppone un potere che può imporre a tutti gli attori la regola. Anche se per molti imprenditori, per molti capitalisti, sarebbe meglio che i salari siano più forti, perché i salari sono il potere d'acquisto, per vendere la merce si deve, naturalmente questo Henry Ford l'aveva capito bene, ma se uno lo fa e se gli altri non lo fanno, lui è perdente. Se ci deve essere un potere che impone questa regola del gioco, e oggi questa regola, perché si vede oggi viviamo il tempo di una competizione senza pietà con le delocalizzazioni, e non c'è un potere mondiale per imporre. Allora si pensa che si deve costruire questo potere mondiale, e si parla anche di democrazia mondiale. Ma scusa, una democrazia con 10 miliardi di abitanti è una cosa pazzesca, una contraddizione totale. Di più, questo suppone che, penso che un'uniformizzazione planetaria terrificante, che penso che la ricchezza dell'umanità è dentro la diversità, non questa uniformità. E penso che una utopia, come si dice, una falsa buona idea. Allora le alternative sono altri, e dicono altri mondi sono possibili, ma questi altri mondi dobbiamo
costruirli e per questo uscire di questa logica di ferro o almeno reinserire l'economia dentro il sociale. Allora l'esperienza dell'Argentina, ma non la conosco bene, io soltanto da ciò che ho letto, ma è una cosa molto interessante la prima cosa che è interessante è che l'Argentina è l'unico paese che ha detto merda alle istituzioni internazionali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e ha repudiato il debito. Ho sempre detto, e lo dico sempre, anche l'ho detto recentemente agli amici africani, che non si deve, perché si deve, in Italia con la tradizione cattolica si deve l'iniziativa Giubileo 2000, si deve cancellare il debito. Ho detto, no, non si deve cancellare il debito, i paesi del sud devono prendere l'iniziativa di repudiare il debito. Allora si dice, ma non è possibile, le misure di ritorsione delle istituzioni internazionali, dei capitalisti. Questo non lo credo, e l'esempio dell'Argentina è molto interessante da questo punto di vista. Il problema, Lenin diceva che i capitalisti venderebbero la corda. Lo spago per pendere la corda. Per penderli e anche darebbe in prestito il denaro per comprarla e questo è vero, e si vede che nessuno sogna a boicottare l'Argentina e tutti vogliono vendere anche all'Argentina, anche se non ha rimborsato il debito. E il problema è diverso, detto che si è visto che per aver nazionalizzare due o tre settori, il Cile di Allende è stato vittima di un colpo di Stato, e naturalmente è facile da capire che tutti i paesi dell'Africa, per esempio, se ripudiano il debito, fra una settimana sono vittima di un colpo di Stato con un tenente, un caporale che viene con le armi. Questo, il problema non è economico, il problema è politico, naturalmente, non hanno il potere politico. Con l'Argentina la cosa interessante è che già come l'Argentina è in situazione di fallimento, allora non si può metterla in fallimento, le misure di retorsione non esistono. Ma è un esempio che quando un paese ha deciso di ripudiare il debito, tutti devono, allora si dice, ma anche è interessante di vedere come le istituzioni finanziarie hanno strumentalizzato anche il fatto che c'è una contraddizione tra i popoli del nord e i popoli del sud, perché è vero che le banche italiane si sono sbarazzati dei créances sull'Argentina persuadendo la gente di comprarli, perché sapevano che non saranno mai pagati. Allora oggi i piccoli risparmiatori italiani e tedeschi sono rubati, ma sono più rubati dalle loro banche che dall'Argentina. Ma si dice che l'Argentina ha rubato le pensioni dei poveri italiani e dei poveri tedeschi. E ancora questo è una lezione interessante. Un'altra cosa interessante è che la gente si è riappropriata fino a un certo punto del denaro con le patacones, e questo è le truque del mercato, tutte queste cose che
usiamo negli sistemi di scambi locali su una scala piccola, l'hanno fatto su una scala grande e ha funzionato, e funziona ancora. E allora si può dire che è un'esperienza interessante. Naturalmente non hanno il, penso che Nestor Kirchner, il presidente, non ha un progetto di fare un mondo alternativo, di sicuro, ma forse che lui lo farà senza aver deciso, o forse che sarà recuperato in uno, ma che sia recuperato o no è già molto interessante. Ci sono molte lezioni da ritenere di questa esperienza. Dunque, vorrei fermarmi un attimo sull'idea di sottosviluppo. Tu dici il sottosviluppo non è ritardo, ma è il rovescio dello sviluppo, e cioè è espressione di deculturazione. Allora vorrei portarti a ragionare, tu quando parli di sottosviluppo porti prevalentemente esempi della marginalità più profonda del sud del mondo, ma in che misura possiamo ragionare anche degli interstizi, delle isole di sottosviluppo, di deculturazione che esistono nelle nostre aree? Noi qui stasera parliamo di metropoli, siamo all'interno di questa manifestazione che ragiona sul fenomeno metropolitano, e quindi in che misura vediamo e cerchiamo soluzioni per le aree metropolitane, per gli interstizi metropolitani? Scusa, questa è la domanda, però ti interrompo un attimo. Ho dimenticato di dire, ci sono in giro dei foglietti per iscriversi alla discussione. I foglietti ce li ha Marco, che è lì, e quindi siete pregati di iscrivervi. E poi Marco mi porterà i foglietti, perché oltre alle domande mie è chiaro che dopo ci sarà una discussione per tutti quanti voi. Scusate se l'ho detto interrompendo la domanda, ma mi ero sempre dimenticata. Ecco, sì, insomma, le aree metropolitane, il nostro, le nostre, i nostri naufraghi. Allora, per capire, per dare una risposta strutturata, si deve riprendere da più lontano le cose. E sono professionalmente, tu hai detto che rifiuto la chiusura disciplinaria, ma ufficialmente per tutta la mia vita attiva, perché oggi sono in pensione, sono stato un professore di economia. Quindi sono un economista professionalmente, ma precisamente come economista che mi sono dedicato per molti anni allo studio dello sviluppo e dei rapporti tra nord e sud, ho finito perché ho riflettato da molti anni su lo scacco dello sviluppo nei paesi del sud, quando sono andato in Africa molti anni fa, e non solo con altri amici, ma pochissimi amici, ma alcuni come Ivan Ilic, e alcuni altri, Vandana Shiva, e tutti quelli che hanno fatto lo dizionario dello sviluppo del gruppo Abele, con Wolfgang Sachs. E ho finito per capire che la questione sviluppo, sottosviluppo, non è fondamentalmente una questione economica, ma una questione culturale, e questo è molto importante. È così che gli economisti hanno ingannato tutti, a destra e a sinistra. Allora partirò della situazione di oggi, della cosiddetta globalizzazione. Alcuno tempo fa è stato chiesto a Henry Kissinger dal Journal of Foreign Affairs che cos'è la globalizzazione.
Allora lui ha detto: la globalizzazione altro non è che il nuovo nome della politica egemonica americana. Una risposta stupenda, perché un cinismo incredibile, è vero, è da prendere alla lettera. È così. La mondializzazione altro non è che il nuovo nome della politica egemonica americana. Ma allora, qual era l'altro, il vecchio nome? Il vecchio nome era lo sviluppo. Allora si deve capire che lo sviluppo è un'impresa che è stata messa su orbita il 20 gennaio 1949, quando il presidente Harry Truman ha fatto il suo discorso sullo Stato dell'Unione. E nel suo discorso, il punto 4, per la prima volta nella storia dell'umanità, tutte le società, qualunque sia la loro diversità, sono stati ridimensionati su una scala economica. C'era le società sviluppate e le società sottosviluppate. E si può capire. Allora, prima c'era i birmani, c'era i negri con tutti i costumi diversi, ma non c'era un'uniformizzazione, un'unità. La dimensione economica non esisteva, esisteva la diversità culturale. E la diversità è stata negata nel ridimensionamento di tutti i popoli sotto la dimensione economica. Allora è stato l'inizio di un processo di gara al più forte prodotto interno lordo, a capito naturalmente. E si capisce bene il senso dell'impresa. Gli Stati Uniti, vincitori della Seconda Guerra Mondiale, aveva due obiettivi. Prima, impossessarsi delle ex imperi inglese e francese e trovare nuovi mercati. E hanno incoraggiato il processo, perché prima quasi tutti i paesi del sud erano paesi colonizzati, e il più vecchio nome della politica egemonica, non degli Stati Uniti ma dell'Occidente, era la colonizzazione. Allora si vede che lo sviluppo è il prolungamento della colonizzazione per altri fini, e questi fini sono permettere l'allargamento del mercato americano e al medesimo tempo evitare che questi paesi nuovamente indipendenti cadono nell'orbita sovietica e diventino comunisti. E naturalmente questo è stato un grande successo. Ma questa impresa sviluppista è un'impresa di deculturazione, e si vede bene su scala locale, come è stato documentato recentemente da un bel libro di Elena Norbert Hodge sul caso del Ladakh. Il Ladakh è una zona dell'Himalaya che fa parte dell'India, del Kashmir, India, una vallata buddista, e dove prima di 1975 non c'era strada per andarci. Questa zona viveva fuori mondo, di un modo di vivere abbastanza dura con il freddo, eccetera, ma tutti più o meno uguali e abbastanza felici. E poi tutto questo equilibrio è stato distrutto dall'irruzione del mercato attraverso i mercanti indiani, la gente si è indebitata, eccetera, e tutto l'equilibrio è stato distrutto, anche l'ambiente. E oggi vivono più o meno come mendicanti,
e sono una zona più povera del mondo. E questa è la storia di tutti. Allora, per tornare alla tua domanda, anche da noi lo sviluppo è stato la distruzione della cultura contadina. C'era una, specialmente in Francia, una cultura rurale, una cultura contadina, eccetera, che è per allargare il mercato, se deve distruggere. E c'è un'impresa di deculturazione. Naturalmente, come al medesimo tempo, c'era lo sviluppo del mercato nazionale. Allora il nazionalismo è stato una possibilità di cambiare l'identità locale con un'identità più artificiale, ma reale, anche nazionale. E questo è il problema, che oggi la gente deculturata non ha più nessuna alternativa, non è più dentro una civiltà rurale, non è più una cultura nazionale, perché il nazionalismo si sgretola anche, e sono completamente clochardizzati. L'altra domanda poi che volevo farti, che era di conseguenza a questa: come mai la tua passione per l'Africa? E cioè, tanti libri sull'Africa. È acceso, sì. Come mai tanta passione nei confronti dell'Africa, tanta attenzione all'Africa? E, cioè, mi chiedo quale sia il tipo di fede, tu la chiami fede, che ti muove. È una missione? Ma non lo so, sono agli altri di dirmelo, perché non lo faccio così. Allora, la mia passione, non so se è una passione, ma il mio interesse per l'Africa, proviene dal fatto che ho iniziato la mia carriera negli anni 64-66, ho vissuto in un paese africano, il Congo, Zaire, Congo Kinshasa, Leopoldville, a questo momento si chiamava Congo ex-Belge, e la capitale era ancora Leopoldville. E ho vissuto qua per 2 anni, e naturalmente mi sono interessato, allora è così che mi sono attaccato all'Africa, e poi sono tornato, e ancora la settimana scorsa ero nel Senegal, e di sicuro so che forse che la cosa che, perché sono andato in Africa forse come missionario, ma a questo momento ero un missionario marxista che pensavo di fare la rivoluzione un po' come un piccolo scalo come si chiama Che Guevara, e precisamente quando ero nel Congo era il momento, Che Guevara è venuto nel Congo a questo momento, ma era lo stesso periodo. Devo essere sincero, non l'ho incontrato. Ah. E poi ho scoperto poco a poco che non funzionava questa concezione, che l'Africa non era sottosviluppato, era un altro mondo. Che per gli africani l'economia non aveva senso. Che non c'era in nessun linguaggio africano, non esiste una parola per dire lo sviluppo, non esiste una parola per parlare della povertà, ma è un altro discorso. Allora torno all'inizio del tuo discorso: non hanno il martello economico nella testa, non l'avevano. Perché questo martello, quando dico che quando qualcuno ha un martello nella testa vede tutti i problemi sotto forma di chiodi, allora il martello che noi abbiamo nella testa è l'economico, vediamo tutti sotto l'angolo economico, tutti i problemi
diventano economici. E questo è molto recente nella nostra storia, e la nostra storia è eccezionale nella storia dell'umanità. Allora, prima del 700, i problemi, il martello forse era la religione, e penso che ancora oggi in Africa il martello più importante è la famiglia, i rapporti familiari. E quando un africano è licenziato del suo lavoro, non pensa che per cose economiche, pensa immediatamente che un cugino suo l'ha stregonato e che è qualcosa, sì, è così. E allora va a trovare un ganga, che è a dire un specialista per fare la controstregoneria, per curarsi e per portare rimedio. Non pensa di fare la rivoluzione, di prendere il potere dell'impresa, non ha senso per lui. Allora, questa esperienza africana è stata molto importante e ho scoperto poco a poco la ricchezza umana incredibile dell'Africa, che hanno una creatività straordinaria. Questa creatività si sviluppa in tre campi collegati tra di loro, che è l'immaginario. Si deve pensare che recentemente a Lagos si è fondato il primo sindacato dei profeti viventi, un sindacato dei profeti viventi, perché essere profeta in Africa è un mestiere, anche se si parla di imprenditori religiosi, ma è il profetismo è una cosa incredibile, molto vivace, e si può capire che perché la situazione, si deve pensare che l'Africa sul piano economico non esiste più, rappresenta meno di 2% del prodotto interno lordo del mondo, e in questo 2% c'è il petrolio della Nigeria e l'economia sudafricana che è gigante. Allora per il popolo africano c'è 0, forse 1, niente. E questo niente fa sopravvivere 700 milioni di abitanti. Naturalmente non voglio dire, non mi faccia dire che vivono benissimo, che sono ricchi, no, ma sono ancora capaci, quando non fanno la guerra, quando non sono distrutto dalla sida, da tutte queste, della carestia, sono ancora capaci di produrre della gioia di vivere. Basta andare in una città africana, si vede una gioia di vivere che non vedo anche qua a Bologna, che non è la città peggiore dell'Italia, sì, certo. E dell'Europa. È ancora una città abbastanza gioiosa. Abbastanza vivibile. Allora, questo è il primo. Allora, questa capacità di creazione immaginaria dà senso alla loro vita in un mondo completamente pazzesco. E questo è molto importante, perché questo dà loro la fede. Perché i culti animisti tradizionali non funzionano più, i culti stranieri venuti dall'estero, come il cristianesimo, ma fino a un certo punto l'Islam, anche l'Islam oggi si africanizza, ci sono delle sette islamici come nel Senegal, dove ci sono le confrerie, è un Islam africano che è molto particolare. E allora questi movimenti che gli antropologi chiamano sincretici, sono la creazione, la creatività immaginaria. Il secondo campo è la creatività sociale, attraverso questa capacità per gli africani che vengono dalla campagna e che arrivano in città, che sono
normalmente marginalizzati, immediatamente si riorganizzano secondo delle logiche che chiamiamo neoclaniche, che non sono le organizzazioni tradizionali, ma hanno questa capacità di creare un legame sociale attraverso una ristrutturazione e che crea una solidarietà molto forte, talmente forte che anche gli emigrati africani che vivono in Italia mandano quasi tutto il denaro che guadagnano alla loro famiglia nel paese. E il terzo livello, il terzo campo è la creatività tecnico-economica attraverso la débrouille, l'arte di cavarsela, l'ingegnosità. Basta vedere come già i bambini sono capaci di creare dei giochi, di recuperare i rifiuti, riciclare questi, di fare di fare funzionare un'altra economia. Non è più un'economia, ma è qualcosa che è una produzione già diversa, e di soddisfare i bisogni della collettività. Basta. No, ma io comunque continuo su questo filone, nel senso che questa economia informale, questa economia neoclanica, vernacolare, in che misura può ricomprendere anche o avvicinarsi a comprendere tutto quello che noi nel nord del mondo definiamo flessibile, ovvero la condizione dei giovani occidentali, metropolitani, post-occupati? In che misura c'è un incorporamento dell'economico nel sociale in questa, che non sia soltanto familistica, perché familistica esiste, ma nel sociale esiste da parte di questa nuova generazione di post-occupati occidentali? C'è qualche elemento che ci può ricondurre ad una economia conviviale, così come l'hai descritta tu? Sì, allora si deve capire che gli economisti hanno finalmente scoperto, ma malgrado loro, perché il primo che l'ha scoperto non era un economista, era un antropologo, Keith Hart, e soltanto nel 1972, quando ha fatto un rapporto su il lavoro informale nel Ghana, e hanno finalmente accettato che l'Africa, non soltanto l'Africa, perché poi l'hanno hanno esteso questa analisi sull'Asia e l'America Latina, che il sud del mondo sopravviveva di un modo fuori l'economia. Allora non è possibile vivere fuori l'economia, perché abbiamo il martello economista nella testa. Allora hanno reintrodotto di un modo paradossale con questa parola economia informale, perché l'economia è sempre formale, informale. Ma hanno soltanto visto questa realtà della società vernacolare, che la gente vive non dell'economia, ma della riorganizzazione sociale. E hanno soltanto voluto vedere l'aspetto economico, ridotto all'aspetto economico, e l'hanno chiamato economia informale. E come da noi c'è anche una marginalità, l'abbiamo anche chiamato economia informale, sotterranea, eccetera. Penso che siamo la significazione è molto diversa, perché non si può analizzare
la cosiddetta economia informale africana, separandola di tutto il contesto sociale. Ho l'abitudine di dire che a questo livello tecno-economico sono ingegnosi, ma non sono ingegneri, sono intraprendenti, ma non sono imprenditori, sono industriosi, ma non sono industriali. Va detto che non funzionano nella logica di ferro del capitalismo e sono già in un altro mondo, anche se non sono coscienti di questo. E allora penso che è molto pericoloso avvicinare il fenomeno della... Allora, naturalmente hanno una grande flessibilità perché non hanno una specialità, hanno una pluriattività, non hanno questa separazione tra lavoro e non lavoro perché non è un lavoro salariato, non c'è, eccetera, eccetera. Naturalmente c'è anche una fragilità, perché è sempre possibile di strumentalizzare queste nicchie e che di trasformare una economia vernacolare, una società vernacolare, in una economia di subappalto. E questo l'ho visto nell'Indonesia, ma per fino a oggi non l'ho visto in Africa ancora. Ma non è impossibile, c'è sempre naturalmente sempre una possibilità di colonizzare anche l'economia e c'è, ci sono delle tentativi della Banca Mondiale attraverso il microcredito, tentativi degli ONG che non capiscono niente all'Africa, tentativi attraverso i piani di aggiustamenti strutturali, eccetera. Ma fino ad oggi sembra che c'è ancora una bella resistenza della società vernacolare. E quindi rimane bella difesa rispetto a queste cose? Sì. Sì, scusate, non ho l'abitudine. No, ma io cerco sempre poi di portarti in Occidente, scusa, Sì, sì, beh, sì, perché siamo in Occidente. Siamo in Occidente, ragioniamo dell'Occidente. Okay. Allora, qui da noi ci sono delle esperienze che vanno in queste direzioni, che vanno in direzioni di alternative possibili, di mondi alternativi, però sono, credo, esperienze molto minute, molto piccole, molto dimensionate dal punto di vista territoriale, no? Le piccole nicchie, reti, grappoli, cassetti, tu dici, no? Ecco, in che misura queste esperienze così contenute, così di scala, così dimensionata, possono diventare degli elementi di cambiamento per questo grande tema che tu lanci della decrescita, insomma, no? Ok, allora, scusi, ma ritorno un po' nel sud per tornare nel nord. Ho parlato di questa critica dello sviluppo che abbiamo fatto con questo gruppo transnazionale, con Ivan Illich, Jacques Ellul, Vandana Shiva, eccetera, da più di 30 anni già. E quando facevamo la critica allo sviluppo, a questo momento lo sviluppo era un'impresa del nord verso il sud. Allora l'alternativa era come è possibile sopravvivere allo sviluppo. E anche so che in Italia la Vandana Shiva ha fatto un libro, non lo sapevo che ha questo titolo. Anche un altro amico, Panikkar, ha fatto un articolo sopravvivere allo sviluppo. Per noi era il problema. E l'auto-organizzazione degli esclusi del sud era una forma di sopravvivenza allo sviluppo. Non era un'alternativa scelta, un'alternativa ideale come il socialismo, ma come eravano condannati sia a morire sia a auto-organizzarsi diversamente, e l'hanno fatto, si sono organizzati diversamente, e questo era
l'alternativa, che ho chiamato l'alternativa storica. E questo, a questo momento il nostro discorso non interessava molto la gente del nord, perché viviamo nel nord, allora questi sono problemi dei poveri del sud. Bon. E per 30 anni abbiamo parlato nel deserto, vox clamat in deserto. E poi 3 anni fa abbiamo fatto un convegno all'UNESCO e abbiamo avuto un successo incredibile per più di 3 giorni, più di 700 persone che sono venute, che alla fine non volevano partire. E a questo momento, cioè, l'interesse dal nord si è segnato. Perché? Per 2 ragioni. Perché oggi, con la crisi ecologica, si è pensato di risolvere i problemi con la parola magica sviluppo sostenibile. Allora, lo sviluppo diventando sostenibile è un problema che ha rattrapato il nord. Anche. Allora, se si deve cercare un'alternativa allo sviluppo, non è soltanto un'alternativa per il sud, ma anche per il nord. Di più, come la seconda ragione è che oggi viviamo il tempo della globalizzazione. Con la caduta del muro di Berlino, il secondo mondo ha sparito, e allora se il secondo mondo ha sparito non c'è più un terzo mondo, e finalmente si vede bene che il sud si trova oggi nel nord e che i salariati inglesi hanno salari più bassi che i salariati della Corea del Sud, e che oggi ci sono milioni di cinesi che sono molto ricchi. Naturalmente ci sono quasi 1 miliardo che sono molto più poveri, ma si vede che sono milioni anche che il nord e anche nel sud. E allora a questo punto si... Siamo chiesti, ma scusa, che alternativa avete per il nord, per noi, alla critica dello sviluppo? E allora è vero che fin dall'inizio la società moderna, industriale, capitalistica, creava talmente sofferenza che alcuni hanno cercato di uscire di questa società, di creare un'altra società. È stato il socialismo utopico, con alcune creazioni, molte creazioni, già che nuovo Icari, come si chiama, New Lanark, con Robert Owen, eccetera, molte esperienze alternative. Poi c'è il movimento delle cooperative, poi il movimento dell'economia sociale, eccetera, eccetera. Ma tutte queste esperienze, poco a poco, sia hanno fallito, sia hanno state recuperate, come le mutuelle, eccetera. Mutuelle si dice? Mutuelle? No? Le assicurazioni, le mutualità. Ma c'era sempre, e oggi c'è la tentativa dell'economia solidale o l'economia plurale, eccetera. Ma tutto sono piccole esperienze molto interessanti, anche le... Mi sono dedicato all'esperienza francese dei sistemi di scambio locali, che è interessante. Oggi c'è un'esperienza in Francia che ha molto successo, che si chiama le AMAP. AMAP è l'Associazione per il mantenimento dell'agricoltura contadina, che è la gente che sopporta un'impresa agricole, comprendo tutto ciò che è prodotto di un modo biologico, eccetera, e che permette di far sopravvivere un'agricoltura tradizionale che non è più, che non usa le pesticidi, eccetera. E abbiamo lanciato questa idea della società di decrescita,
come alternativa, naturalmente come un matrice di alternativi, che si deve naturalmente, perché dobbiamo uscire di questa logica di ferro, e questa logica di ferro è questa, questo modello di crescita. Allora, sotto questa parola di società di decrescita, possiamo, bon, allora queste piccole iniziative sono forse delle esperienze che vanno nel senso della costruzione di una società di decrescita, ma questa è una costruzione che è davanti da noi. No, la cosa di cui ragionavamo anche oggi, quando, perché ho l'impressione che questo tema della decrescita non rispecchi quelle che sono le aspettative un po' mitiche che in genere le persone si pongono, no? Cioè, le società si sono sempre mosse sulla base di miti, il progresso, la libertà, la redenzione. Allora il tema della decrescita, con questo deprivativo iniziale, rischia di apparire come, come negativo, no? Al suo interno poi ha un grande ethos, ma è uno slogan che rischia di impattare. Siamo in un mondo che vive di immagini, ai noi. E allora mi piace molto quando Illich dice facciamo delle rinunce consapevoli ai cibi troppo buoni perché sappiamo che ci fanno male. Ma il fatto è che siamo talmente abituati a cibi lussuosi, consumistici, a riempirci di colesterolo, no? Cioè, fare la dieta è sempre una scelta di rinuncia, no? Come facciamo a trasformare questa idea della rinuncia in un fatto positivo, in una scelta di vita? E cioè a trasformare il fatto che stiamo salvando noi e il mondo nel quale viviamo, stiamo salvando la nostra cultura, stiamo salvando la nostra società. Però nel mondo occidentale non è facile fare questo salto acrobatico tra il consumismo più sfrenato, l'edonismo più sfrenato e la sobrietà. Come ci arriviamo? La salvezza non è mai facile, eh? ma questa parola di decrescita, all'inizio non l'ho personalmente, non l'ho scelto, quando amici mi hanno deciso di fare un numero di una rivista che si chiama Silence, in francese una rivista ecologica che è abbastanza sparsa, di fare un numero, dedicare un numero sulla decrescita. E allora immediatamente ho proposto un articolo Abbasso lo sviluppo sostenibile e viva la decrescita conviviale. Era l'inizio di questo processo. E abbiamo avuto la sorpresa, perché anch'io non avrei mai pensato di usare questa parola negativa, come tu l'hai detto, e usavo la parola dopo sviluppo. Dopo sviluppo, che è più neutra, non dice. E naturalmente le altre parole come convivialità, eccetera. Ma decrescita sembra una provocazione. È una provocazione, ma penso che viviamo un tempo che ha bisogno di provocazioni. E ha avuto un successo incredibile. Perché ha avuto un successo incredibile? Perché oggi molti sono convinti che il progresso altro non è che un mito e che precisamente non ha senso, che vediamo tutti i rischi tecnologici, che vediamo che siamo imbarcati in un bolide che non ha più pilota, che va a grande velocità e che va a fracassarsi contro un muro. Allora dicono che non dobbiamo cercare di andare qua e là con la parola sviluppo sostenibile, che è un ossimoro. Dobbiamo dire chiaro e netto che il nostro, e lo sappiamo, noi siamo più o meno coscienti di questo,
nostro modo di vivere non è sostenibile. Non è sostenibile, ma di più, allora di questo abbiamo una prova quasi irrefutabile con l'impronta ecologica. Si sa che noi italiani abbiamo un'impronta ecologica, ha detto che tutto ciò che consumiamo, che costituisce il nostro modo di vivere, può essere ridotto a una superficie di terra. E la superficie di terra disponibile a capo è 1,4 ettari. Già oggi l'uomo medio, delle statistiche, consuma 1,8 ettari. Va detto che consumiamo 30% di troppo. Come è possibile? È possibile come un giovane che mangia il ritaggio dei suoi parenti piuttosto che vivere sul suo reddito. E allora spendiamo in alcuni decenni tutto il patrimonio naturale che la natura ha messo milioni di anni per costruire, per farlo, come il petrolio, come tutti i minerali, eccetera. Bon, ma dietro questa media, moyenne, media. Questa media 1,8 ettari, c'è una diversità enorme. E noi italiani consumiamo 4,5 ettari. E i nostri amici americani consumano 9 ettari. Va detto che se tutti consumassimo come gli italiani, ci vorrebbe 3 pianeti. E come è possibile? È possibile perché i nostri amici del sud, particolarmente gli africani, come i burkinabè. I burkinabè sono talmente gentili che hanno deciso di aiutare i poveri europei e loro hanno scelto l'austerità e consumano soltanto 0,1 ettari, un decimo di ettaro, molto meno del loro diritto. Ma anche e sono aiutati per questo dai piani di aggiustamenti strutturali, ma anche se vogliono fare ancora di più, se continuiamo su questa strada, in 2050 ci vorrebbero 30 pianeti, allora questo non sarà possibile trovarli. Allora di sicuro il nostro modo di vivere non è sostenibile, ma non è neanche auspicabile, perché vediamo che viviamo male, che siamo malati dal stress, dai problemi della droga, dei problemi dei suicidi, questi giovani che non hanno più, non trovano, questi giovani giapponesi che non trovano più senso alla vita e che si collegano su internet per suicidarsi, una cosa incredibile. E allora sarebbe molto meglio di vivere altrimenti, e vivere altrimenti, vivere con più senso e meno materia. Ma il problema, come l'hai suggerito, il problema è che siamo letteralmente tossicodipendenti della crescita. E il problema, i medici conoscono bene il problema, i tossicodipendenti hanno una tendenza da preferire continuare a frequentare i loro dealers piuttosto che andare all'ospedale per curarsi. Allora siamo in questa situazione, ma al medesimo tempo sempre più gente è cosciente di questa situazione. Allora sono d'accordo con la parola, lo slogan un po' provocatorio di decrescita, che significa una rottura con questo immaginario che si può sempre crescere in un mondo finito, che crescere per crescere, consumere sempre di più, per consumere sempre di più, per consumere sempre di più, non ha nessun senso. Ritrovare senso,
va detto fare la rottura e riflettere come organizzare un mondo sostenibile, se possibile un mondo più conviviale, più solidarietà, più umano. In altri tempi, quando eravamo più giovani, si sarebbe detto: con quali soggetti sociali? Chi sono i soggetti che possono fare questa trasformazione? Allora, siamo tutti invitati a farla. Naturalmente, al medesimo tempo, si vede che il nemico non è soltanto i borghesi, i capitalisti, le grandi imprese transnazionali, che di sicuro, quando si vede la propaganda oscena fatta dalla Monsanto per sviluppare i semi transgenici, che fanno la propaganda nelle scuole, che si attaccano ai più deboli, ai nostri figli, per pretendere che i semi transgenici saranno la soluzione della povertà, eccetera, che è una cosa scandalosa, ma è anche scandalosa che i nostri governi lo lasciano fare. E il risultato è che gli europei, che dopo la mucca pazza eravano contro gli organismi geneticamente modificati, oggi le statistiche segnano che sono meno contro, che l'effetto della propaganda della Monsanto, dei Novartis e alcune imprese criminali così hanno un effetto sull'immaginario. Allora, di sicuro, ma va detto che siamo tutti viviamo in una schizofrenia, che al medesimo tempo, perché il nostro presidente, per questo sono francese, il mio presidente Chirac, ha fatto a Johannesburg un discorso fantastico, bellissimo, ha cominciato la casa brucia e guardiamo dietro, eccetera, e ha identificato tutti i problemi, ma al medesimo tempo ha dato istruzioni agli esperti perché non sia messo sull'elenco dei prodotti proibiti la paraquat. La paraquat è un pesticidio, che è un veleno terrificante, che dovrebbe essere proibito, che ha ucciso migliaia di persone nel sud del mondo e ha provocato cancri nel nord del mondo, e probabilmente partecipa alla sterilità, alla crescita della sterilità degli uomini. E al medesimo tempo hanno fatto con Blair e Schröder, che ha fatto che la direttiva europea REACH per esaminare le sostanze chimiche, eccetera, sia completamente vuotato per non creare problemi alle industrie chimiche. Allora, ma non è soltanto il fatto del presidente, è il fatto anche di noi. Quando il prezzo della benzina aumenta in Francia, immediatamente gli agricoltori sono scesi nella strada, e anche dopo tutti allora vogliono, naturalmente, va detto che un riflesso umano, che è difficile rompere con le abitudini, togliere il martello nella testa non è una cosa che si può decidere dall'oggi all'indomani, ma fortunatamente, dico fortunatamente con una forte dose di umore, fortunatamente siamo aiutati con le catastrofi, che il nostro sistema genera catastrofi, e le catastrofi, parlo della pedagogia delle catastrofe. Le catastrofe sono al medesimo tempo naturalmente delle cose terribili, ma anche se non sono troppo forti per distruggere il pianeta, hanno un effetto positivo di risvegliare la coscienza
come l'abbiamo visto con la mucca pazza, anche come con Chernobyl, che ha persuaso gli italiani di rifiutare il nucleare. Quindi bisognerebbe riappropriarsi dell'immaginario e costruire un immaginario diverso, fare dell'informazione diversa rispetto a quella che ci viene veicolata. Sì, allora si deve dire che un'attività è una delle attività più perversa umana, che dopo gli armamenti naturalmente, che è il primo oggetto planetario, più di mille miliardi di dollari all'anno, ma il secondo bilancio più importante è il bilancio della pubblicità. Si deve pensare che 80% dei psicologi del mondo lavorano per la pubblicità, che è la propaganda. Allora la pubblicità è un inquinamento mentale, spirituale, materiale, tutto. Bon. Certo. Allora è impossibile, si dice, naturalmente queste cifre devono essere prese con un po' di precauzione, si dice che basta 3 miliardi di dollari per risolvere il problema della nutrizione, per le malattie, eccetera, e spendiamo più di 500 miliardi di pubblicità, che è soltanto un effetto negativo. Certo. Io torno un attimo ai temi del microsituazionale. Dicevo all'inizio, avrei tentato di portarti su temi territorialisti, e in questo senso cerco di ritornare su questi temi. Tu a un certo punto, in qualche tuo libro, non ricordo in quale, ma insomma critichi in maniera molto, molto acuta, molto giusta, il marketing relazionale, che è scoperto dagli economisti, i quali scoprono finalmente le società locali e le sapienze locali, no? Nella mia prospettiva disciplinare, quando si ragiona di un progetto territoriale, si ragiona sulla base di sistemi locali territoriali, ovvero di milieu, che al loro interno abbiano delle comunità agenti che riescano a concordare la loro azione, che riescano a funzionare come soggetto collettivo. In Italia però il locale ha delle derive molto negative, che sono le derive leghiste, xenofobe, cioè localismi che hanno una accentuazione egoistica, chiudente, no? E allora come facciamo a difenderci nelle nostre così organizzazioni locali, nelle piccole situazioni che dicevamo prima, da queste derive, dal localismo degenere, dal localismo egoistico? In Italia si discute moltissimo in questo periodo, ad esempio, di dazi, vogliono essere messi i dazi all'ingresso ai prodotti cinesi, cioè si teme moltissimo la Cina, e quindi si vogliono applicare delle tasse ai prodotti cinesi. Ma anche in questo caso il tutto avviene in nome di una economia locale. Allora è evidente che l'idea di locale è molto diversa. È diversa da quando i geografi parlano di sistemi locali territoriali, è diversa dalla tua quando parli di economie della convivialità e da questi localismi. Come facciamo a discernere all'interno di questi localismi e a trovare un modo per dare al localismo una valenza positiva, progressiva? Progressiva, che parola che mi sembra un po' sospetta. Non lo sapevo che l'avresti criticata. Ma di sicuro hai ragione, c'è localismo e localismo.
Il localismo di Treviso non è il localismo che di Badoletto, questo villaggio della Calabria, dove è arrivato una notte mila emigrati dell'albanese, non so, e che il sindaco ha rassomigliato la popolazione, ha deciso di accogliere tutti e di loggiarli delle case vuote, e questo è il localismo. Ah, anche, certo. E va detto che anche nella Calabria c'è ancora un senso della comunità locale che non si sente aggredito dal fuori dell'avvenuto. Sì. Invece nel nord si sente immediatamente aggredito, perché il sistema economico ha creato una guerra economica di tutti contro tutti. Allora c'è il localismo diventa a questo momento un riflesso di difesa in questa guerra. Invece il localismo che dobbiamo ricostruire è completamente diverso, e anche in questo processo il culturale è più importante dell'economico, perché la questione è di prima di tutto ridare senso al luogo. Viviamo oggi dentro ciò che Barcoge ha fortunatamente chiamato non luoghi. Siamo tutto più o meno incastrati dentro noi. Ridare senso al luogo. Penso molto spesso alla parola del mio amico, teologo, filosofo indiano catalano, Ramon Panikkar, che dice: quando gli indiani non saranno più convinti che Benares è il centro del mondo, ci sarà la fine dell'India. E chi dentro di noi pensa che Bologna è il centro del mondo? Nessuno. E hanno ragione di non pensarlo, perché non è così, perché tutto è fatto per non essere. Ma prima, scusa, ho letto il famoso libro di Jean-Charles Léonard, Sismondi, La storia delle repubbliche italiane nel Medioevo. A questo momento tutte queste piccole repubbliche italiane pensavano che la loro repubblica era il centro del mondo. Perché in ogni modo, anche con il virtuale, siamo condannati a vivere dentro un luogo. Allora meglio, si sente meglio di pensare che il luogo dove viviamo è il centro del mondo, perché per noi è il centro del mondo, non c'è un centro dell'astratto, il centro del mondo è là dove viviamo. E ridare, naturalmente, se tutta l'attività economica è andata fuori, perché costa 5 centesimi di meno fuori. Che cosa questa centesimi se in rapporto alla vita sociale, alla vita del... E allora si deve ricostruire naturalmente tutto un processo di rilocalizzare non soltanto l'economia, rilocalizzare la politica, rilocalizzare la vita, la cultura, eccetera. Non va detto che non si tratta di chiudersi, naturalmente, possiamo avere avere con gli altri che sono anche convinti, loro che vivono nel centro del mondo, che per loro avere rapporti, ma ridare un senso forte al locale. E anche per questo le catastrofe possono aiutarci, perché dobbiamo pensare che tutto il nostro sistema mondo oggi ripone sul fatto che sull'energia, petrolio a basso costo. Quando il petrolio non sarà più a basso costo, oggi non so, ma il petrolio deve essere oggi a 55 dollari il barile, non è ancora abbastanza caro. Quando il petrolio sarà a 150 dollari, allora le cose cominceranno a migliorarsi, perché a questo prezzo non ci sarà più un aereo nel cielo. Allora non potremo allora passare le vacanze in Marocco o nelle Seychelles o un altro nelle Antille, eccetera. Dobbiamo passare le vacanze come lo facevano i miei nonni a 20 chilometri sulla spiaggia del vicinato, e non era una cosa peggiora, ma la cosa perversa, che oggi costa di più di passare le vacanze a 20 chilometri di casa sua che di prendere un forfait
per il Marocco, la Tunisia o il Senegal, anche dove c'è anche di possibilità di sfruttare i bassi costi della manodopera locale e di usare, di trasformare la popolazione in prostitute, eccetera. Certo che aspettiamo le catastrofi per cambiare? No, dobbiamo, come diceva Heidegger, solo un Dio può aiutarci. E la cosa che dobbiamo fare è preparare l'avventamento del Dio o il fatto che un Dio non verrà mai. Ma dobbiamo prepararsi, naturalmente. Certo. Io continuo a dire, se qualcuno si vuole iscrivere alla discussione, di andare lì, ci sono i fogliettini, e di iscriversi. Allora, continuiamo ancora un po'. Io vorrei andare su questo tema forte che tu riporti nei tuoi libri, che è sopravvivenza, resistenza, dissidenza. Spiegaci bene questo messaggio che stai mandando. Sì, allora penso che siamo tutti confronti a questi tre vertici, siamo nel centro di un triangolo con tre vertici: la sopravvivenza, la resistenza e la dissidenza. E dobbiamo fare conti con questi tre vertici. La sopravvivenza, perché se non c'è sopravvivenza, non c'è né resistenza né dissidenza. E come dice Woody Allen dice odio il mondo nel quale viviamo, perché questo mondo è ingiusto, è terribile, eccetera. Ma è l'unico posto dove è possibile farsi servire una bistecca corretta. Allora, per avere la bistecca corretta tutti i giorni, dobbiamo fare compromessi con il mondo. Fare compromessi con il mondo significa che dobbiamo trovare, se possibile, un lavoro, che non possiamo essere troppo difficili, non possiamo sempre trovare il lavoro al quale, il lavoro di sogno. Bon, l'ho trovato io, perché penso che professore d'università era un lavoro fantastico. Ma tutti non hanno questa fortuna. E allora, anche se non c'è possibilità di fare altrimenti che di lavorare per la Monsanto o per la Parmalat, come fare altrimenti? Allora, ma fare compromessi non significa fare necessariamente compromissioni del pensiero. Dobbiamo conservare la libertà del pensiero e possiamo, come tutti questi sindacati, lavorare per l'impresa di giorno e distruggere l'impresa di notte, o pensare a distruggere l'impresa di notte. E la seconda dimensione è la resistenza. Se pensiamo che il mondo va male, dobbiamo resistere alla banalità del male, a questo processo di ingiustizia. E penso che quando ho detto che siamo ingranaggi, ma al medesimo tempo grani di sabbia negli ingranaggi, e questo si verifica anche nelle... ho incontrato i capi d'imprese che sono favorevoli alla decrescita, che hanno capito tutto, e anche grandi capi d'imprese di 600 dipendenti. E allora, in ciascun uomo, anche il più cattivo, diciamo, c'è qualcosa che resista. Naturalmente non è così forte da cambiare il mondo, ma se siamo convinti che andiamo a fracassarsi dentro il muro, allora dobbiamo scendere del bolide, e questo è la dissidenza. E la dissidenza, queste piccole cose di cui abbiamo parlato,
possono soltanto svilupparsi se c'è una resistenza abbastanza forte. Per questo non c'è una contraddizione tra il movimento dei movimenti, come dicono, che, no, come si dice in Italia, e il movimento no global e queste esperienze come il commercio equo e solidale, il terzo settore, eccetera, eccetera, che le due cose sono, deve essere fatte, essere fatte al medesimo tempo. Mm-hmm. All'interno di questi temi troviamo reddito di cittadinanza e riduzione dell'orario di lavoro. Io sono uno di quelli che 30 anni fa andava in giro per le strade urlando lavorare meno, lavorare tutti. Peccato che la situazione non solo non è migliorata, ma è decisamente peggiorata. E di fronte al ricatto del declino economico occidentale, gli orari di lavoro aumentano all'interno delle aziende europee e le garanzie calano. Come arriviamo a questi bellissimi obiettivi? Beh, in una situazione come quella di oggi, così difficile, così compromessa? Allora vado a fare un scoop. Sì, la famosa lotta di classi, si dice lotta di classi? Lotta di classi, sì. Lotta di classi, la famosa lotta di classi è finita. È finita. E ci sono gli operai che l'hanno perso. Certo. Allora a questo punto, e questo purtroppo è vero, che il capitale ha guadagnato. E che naturalmente si vede che non c'è più possibilità di realizzare nel contesto attuale l'unica cosa ragionevole di lavorare molto meno, ma non si deve pensare di lavorare molto meno, come già da molto tempo gli esperti hanno pensato che basterebbe di lavorare 2-3 ore al giorno, che questo basterebbe, come lo facevano i nostri ancestri, come l'ha spiegato Marshall Salins nel suo bel libro Età di pietra, età di abbondanza, che è anche ancora oggi i gruppi di cacciatori, raccogliatori lavorano 3 ore al giorno. Allora questo sarebbe ragionevole e si può pensare che così tutti potrebbero trovare un'occupazione, ma se dobbiamo sognare a lavorare meno, precisamente non soltanto per questo, ma principalmente per ritrovare il senso della vita, perché il senso della vita non è di lavorare come un pazzo. Per molti secoli la vita era divisa in due parti, la vita attiva e la vita contemplativa. Dal Rinascimento, diciamo, abbiamo cancellato la vita contemplativa. È tempo perso, sono parassiti tutti questi monachi che non lavorano, eccetera. L'abbiamo cancellato. La vita contemplativa, prendere il tempo di pensare, di riflettere, ma che cosa siamo noi uomini? Come diceva anche Woody Allen, ci sono tre questioni importanti nel mondo: da dove proveniamo, dove andiamo e che cosa mangiamo stasera. Naturalmente abbiamo privilegiato la terza domanda soltanto, ma le due domande precedenti sono molto importanti, ma per questo si deve prendere, ritrovare la vita contemplativa, e dentro la vita attiva, come l'ha spiegato bene Anna Arendt, ci sono tre dimensioni naturalmente: il lavoro, ma anche l'opera, l'œuvre, la realizzazione artigianale, eccetera. Ho dimenticato la terza dimensione. Ti ho distratto, scusami. No, è la richiesta di un intervento.
E allora, e la praxis che è la via politica, anche, allora noi francesi siamo invitati a votare alla fine di maggio per la cosiddetta Costituzione europea. Ma prima, normalmente, un cittadino cosciente dovrebbe leggere questo documento, che non è leggibile, di fatto 800 pagine che sono illeggibili, si deve prendere almeno un mese per leggerli e un mese dopo per recuperare almeno. Ma chi può farlo? È soltanto un testo. Naturalmente fare la vita politica, che per gli anziani, i greci particolarmente, era la fine della vita, non è più possibile, l'abbiamo completamente cancellato, e per questo abbiamo vuotato completamente la democrazia di tutto contenuto. E dunque, naturalmente, per queste ragioni è auspicabile lavorare molto meno. Per questo si deve prima di tutto liberarsi di questa gabbia di ferro del sistema attuale. E per questo, dato che la lotta di classe è finita, l'unica speranza è che il capitale si autodistrugge. Ma per questo penso che c'è molte ragioni di speranza. Ok. Dunque, un'ultimissima domanda, poi c'è qui una richiesta di intervento, se ce ne sono altre andatela a consegnare. Un'ultima domanda. Il senso della vita, ma anche il senso della morte. Mi rifaccio a questa terribile discussione che attraversa tutto il mondo, legata all'episodio Terri Schiavo, ma legata anche al Papa in Italia, no? E cioè, fino a che punto la vita e la morte nostra sono stati snaturati e trasformati in qualche cosa di macchinico, appunto. Ritorniamo da capo col nostro discorso, no? E cioè, tutto quanto ricondotto all'interno di una logica che pretende di far continuare la vita anche quando la vita potrebbe finire in maniera forse più dolce, più tranquilla, più serena, più, no? Ecco. Allora, è una domanda molto importante su quale si potrebbe fare discorsi fino a mezzanotte, ancora di più. Ma perché penso che abbiamo perso il senso della morte. E perché abbiamo perso il senso della morte? Abbiamo perso il senso della vita, perché la vita senza la morte non ha senso. E è molto interessante di vedere come il capitalismo ha potuto trionfare in Occidente, quando la borghesia è diventata la classe dominante, è diventata la classe dominante sviluppando una propaganda pretendendo di eliminare la morte. Eliminare la morte sotto le sue tre forme: la morte miserabile, cacciando la miseria con lo sviluppo economico, la morte violenta, perché dicevano che prima l'aristocrazia facevano sempre le guerre, eccetera, e che il commercio ha bisogno di pace, sviluppando la pace per il con il commercio, e la morte naturale con il progresso, la medicina. Ci sono dei testi incredibili, come già da Francis Bacon e anche dopo da Condorcet, che con il progresso la morte sarà eliminata. E ancora oggi coloro che lavorano nelle nanotecnologie pretendono di farci vivere 300 anni o di più, è completamente pazzo. Allora
quando si vede, perché tu hai parlato della sofferenza del Papa, allora vale la pena di vivere ancora 300 anni così? Perché il problema è che, anche se riuscisse di dominare un po' la vecchiezza, siamo mortali e dobbiamo accettare questa situazione e facciamo tutto per non pensarci. È una cosa incredibile che nei paesi anglosassoni, che sono più sviluppati di noi da questo punto di vista, i cimiteri non sono più, sono non luoghi, nessuno va, perché la morte è una cosa che non ha più posto, è cancellato dell'orizzonte. Naturalmente, con tutta la tecnica, allora oggi facciamo tutto per eliminare con la tecnica la morte per alcuni, perché è impossibile generalizzare queste macchine molto sofisticate, non siamo più capaci di affrontare la morte. È una bella lezione dell'amico, mio amico Ivan Illich, Ivan Illich, che aveva un rapporto molto forte con Bologna, che lui ha vissuto a Bologna, e abbiamo fatto 2 anni fa, a 2 passi di qua, un convegno, un colloquio in suo onore. E lui ha rifiutato di farsi curare, lui aveva un tumore cerebrale che la faceva soffrire e preferiva affrontare la sofferenza e morire naturalmente piuttosto che di farsi curare, e finalmente ha vissuto abbastanza, è morto penso 80 anni o quasi, e tranquillamente nel suo letto, non è morto in un ospedale o in un luogo, è morto a casa sua e nella serenità finalmente, e penso che è una bella lezione. Certo. Bene, io ne avrei altre domande, ma preferirei che passassimo alle vostre. Allora, Pierluigi Costa, prego. C'è qualcuno, dicevi Marco, che porta in giro il microfono? Ma molti temi sono stati toccati, solo per capire meglio ho preparato 3 domande, se le posso leggere così riesco a spiegarmi più in fretta. Un importante intellettuale italiano che certamente lei conosce, Pierpaolo Pasolini, già anni fa criticò... Di parlare più, scusi se la interrompo, non si sente. Spostatevi qua per intervenire, perché rimbomba tutto. Noi non abbiamo sentito nulla. No, ma non sentiamo noi. No, perché per rispondere a una domanda si deve capire sentirla. La domanda. Questo aiuta. Si sente? Forse non è necessario, allora, rispondere. Allora, ricomincio. Un importante intellettuale italiano che lei certamente conosce, Pierpaolo Pasolini, già 30 anni fa criticò fortemente lo sviluppo della società e dell'economia italiana negli anni 50 e 60. Diceva che si andavano distruggendo equilibri, conoscenze e sapienze secolari, la civiltà contadina ne usciva annientata. Diceva di non credere nello sviluppo, ma di credere nel progresso. Alla luce delle consapevolezze di oggi, cosa può significare ancora in positivo la parola progresso? Seconda. Nella progettazione della città, perché poi questo è l'ambito in cui si tengono questi incontri, e nella definizione dei criteri della sua trasformazione pare inevitabile ricorrere a un piano unico, unitario, un master plan. Quando lei parla di diversità dei modelli economici, sociali, culturali, questo può significare soluzioni profondamente diverse nell'abitare, nel lavorare, nel tempo libero, eccetera. È possibile pensare a regole di convivenza di modelli in una sola città? Oppure qual è lo spazio vitale, per così dire, di un modello sociale ed economico, una regione, una nazione? Terza, se posso. Per trovare ragioni convincenti sulla necessità di disintossicarci dal mito della crescita continua dello sviluppo, è utile approfondire il rapporto fra l'aumento della complessità
l'aumento dei bisogni indotti, l'aumento del superfluo e la diminuzione di tempo per noi stessi, occupati a fare continuamente manutenzione di questa complessità artificiale, in fondo è un problema di libertà. Basta. Grazie. Ho bisogno che tu mi fai la sintesi della domanda. Ok, Pasolini e l'idea di progresso. La prima è l'idea di progresso. Sì, che può servire ancora oggi. Sì, se può avere ancora una sensatezza. Poi il problema della città, e cioè se dobbiamo concepire quali tipi di ambiti dobbiamo concepire. E la terza? E poi la terza, che era più complicata e difficile da riassumere. Scusate. Ci fa la traduzione. La sintesi. Il rapporto, dove è andato a finire Costa, tempo libero, nostra vita, che è un tema che vi già affrontato. Tempo tempo allora, di vita, tempo libero. La domanda è che cosa? Non lo so. Ah, bon, allora, bon. Allora bon, vado a tentare di rispondere alla prima domanda. Penso che il progresso è qualcosa di religioso. Avrebbe senso di parlare del progresso di qualcosa per qualcuno. Sarebbe bello per noi che c'è un progresso della qualità dell'aria che respiriamo, o per qualcuno che non ha abbastanza, non può mangiare alla sua fame, c'è un progresso della quantità di cibo fino a che lui ha abbastanza. Ma è la cosa interessante che abbiamo fatto dal progresso una parola astratta, non si parla del progresso come una divinità, senza dire di che cosa è il progresso. E vediamo oggi bene che il progresso è il progresso dell'inquinamento, il progresso delle diseguaglianze su scala planetaria e tutti quanti. E abbiamo, per questo, abbiamo più o meno perso la fede nel progresso. Il problema, e il progresso è ciò che il filosofo francese, greco-francese Castoriadis chiamava una significazione immaginaria sociale, e che questa significazione precisamente al centro di tutto questo di cui abbiamo parlato stasera, al centro dello sviluppo, della crescita, perché si tratta di una parola tipicamente occidentale. Va detto che una parola che contiene dentro di sé ciò che per i greci era l'orrore per eccellenza, l'ibris, la dismisura, perché non c'è una fine del progresso. Progredire fine a che punto? Crescere fine a che punto? Sviluppare fine a che punto? Naturalmente questa dismisura che è il problema centrale dell'Occidente, perché tutte le civiltà hanno avuto l'ambizione del bene comune di realizzare come una parola che i pula, le peuples, pular, tout couleur dell'Africa del Sahel, usano per che gli esperti hanno rubati per designare lo sviluppo, ma è una impostura. Bantare significa, è il loro ideale, essere bene insieme, e hanno una rappresentazione che trovo molto bella di questo bantare. Quando fanno la casa, allora è una casa di fango, quadrata,
si deve mettere sopra il tetto. Il tetto è come un capo di cinese, così, e lo fanno a terra con il legno e la paglia. E poi tutto il villaggio si rassomiglia e portano il tetto sopra il cubo. E allora non ci deve essere uno che è un nano e un gigante, tutto è un'armonia. E questa armonia del villaggio che costruisce insieme la casa è per loro l'immagine dell'ideale essere bene insieme, bantare. E tutte le culture hanno così un ideale, che è un ideale di realizzare un'armonia, un benessere, molto spesso non un benessere individuale, ma un benessere insieme. E solo l'Occidente ha immaginato non di vivere bene, ma di vivere meglio. E sì, a questo punto ho parlato del discorso di Truman, sviluppati, sottosviluppati, ma sviluppati fino a quel punto. Non siamo sviluppati noi? Non lo so, perché i governi dicono che dobbiamo ancora modernizzarsi. C'è già tre secoli che ci modernizziamo, non siamo ancora abbastanza modernizzati, perché si dice i francesi non sono così modernizzati che gli italiani non sono così modernizzati degli americani, ma gli americani dobbiamo modernizzarsi ancora perché i giapponesi vanno a rattraparsi, eccetera. Allora c'è questa gara senza limite, e questa è la dismisura libris, e per i greci libris è la causa della distruzione, la forma che ci condanna alla distruzione. La seconda domanda sulla che dimensione per... allora questo è un problema che non c'è se è possibile trovare una soluzione. La soluzione la storia la troverà, ma posso soltanto dire che un amico che è un po' filosofo politico, che è un po' conosciuto in Italia, anche un greco che vive a Londra, Takis Fotopoulos, ha scritto un libro sulla democrazia radicale. E lui pensa che, come Castoriadis, come io, che la democrazia ha soltanto senso se è diretto, che si deve un modo di trovare una democrazia diretta. E lui pensa che la dimensione possibile di un demos, che la democrazia si fa un demos è il popolo che può vivere in una forma democratica, che il demos ideale sarebbe 30.000 abitanti. Allora dice che nel futuro dovremmo tagliare le grandi città in quartieri, fare piccoli demoi di 30.000 abitanti, che 30.000 abitanti è una quantità abbastanza grande per essere autosufficienti, autonomi, eccetera. Non lo so, non so se 330.000, di sicuro non è possibile vivere di un modo umano, corretto, con una città come Messico, come 20 milioni, oltre di 20 milioni di abitanti. In fatto non vivono 20 milioni di abitanti. Il mio amico Gustavo Esteva, che vive a Messico, Cuernavaca, Tepito, eccetera. Tepito, che è una periferia di Messico, è una città autonoma, è come le periferie di Dakar, che vivono più o meno come piccole repubbliche che fanno tutti i loro regolano i loro problemi. Ok, mi dicono che se volete giù in fondo ci sono alcuni di Serge Latouche a disposizione. Allora,
parentesi. Allora l'ultimo non sarà purtroppo, non è ancora tradotto in italiano, ma lo sarà prossimamente. Sopravvivere allo sviluppo, ma il titolo italiano sarà diverso perché è già usato, ma sarà al di là dello sviluppo o qualcosa così. Dopo lo sviluppo. Dopo lo sviluppo. Adesso ha chiesto di intervenire Chiara Pergola. Grazie. Dunque la mia domanda era su questo. Questa sera ho sentito parlare molto del discorso dell'immaginario e allora io mi domandavo se una possibilità per scalzare questo metaforico martello che abbiamo in testa, una possibile pratica non nasca magari da chi si occupa di costruire in qualche modo queste immagini, e quindi mi riferisco a delle pratiche diciamo di tipo artistico. E questa domanda mi sorge anche perché in campo artistico in realtà c'è già chi nell'ambito del mercato globale dalla parte del capitale si preoccupa molto di monopolizzare questo tipo di immagini e di proporre e promuovere un certo tipo di immagini costruendo un immaginario concorde o coerente con il sistema in cui ci troviamo della mega macchina. E cioè costruire, aspetta, spiego questo, costruire delle immagini alternative, un immaginario alternativo che agisca sul piano artistico ma che si muova a più alto raggio per combattere. Sì, sì. Naturalmente decolonizzare l'immaginario, che è la parola d'ordine più importante in questo tempo. Decolonizzare l'immaginario è un'impresa che non si può fare così dall'oggi all'indomani, e di più non si può decidere, non si può dire oggi vado a decolonizzare il mio immaginario, perché è un processo che, di cui non siamo completamente coscienti. Ma la cosa che di sicuro che dobbiamo fare, e per questo che sono qua stasera, e che probabilmente voi siete qua, anche voi, è di resistere alla manipolazione dei media, della propaganda, della pubblicità, e di sviluppare una contromanipolazione, una contropropaganda, di denunciare questa pubblicità, e questo che facciamo con il nostro giornale, di cui non ho ancora parlato, la decrescita, la decroissance, e a posto abbiamo come sottotitolo messo il giornale della gioia di vivere, per dire che la decrescita non è una cosa triste, austera, eccetera, masochista, ma una sorgente di gioia, di felicità, se si pensa di vivere altrimenti per vivere meglio. E naturalmente ma i nostri mezzi non sono paragonabili con i mezzi della pubblicità, 500 miliardi di dollari naturalmente. E di più la propaganda è molto insidiosa, perché possiamo fare tutto del nostro meglio per educare i nostri bambini, ma basta che i nostri bambini guardano la televisione. Che cosa vedono sulla televisione? Vedono delle serie televisive dove si vede sempre che l'unica cosa che vale la pena nella vita è guadagnare denaro con tutti i mezzi. Allora si può parlare a casa della solidarietà, della generosità, di tutto questo, della felicità conviviale, eccetera. Ma tutto questo come fare? Ascoltano da un orecchio, ma per ore vedono delle cose. Anche la scuola non basta, perché oggi la vera scuola è... Aristotele aveva questa bella parola, diceva che anche i muri della città educano il cittadino. E quando si va a Atena, che si vede l'Acropoli, si può pensare che cosa il cittadino era educato con i muri della città.
Ma i muri della nostra città, guardi, guarda, questa guarda pubblicità orribile, qua, voilà. I muri delle nostre città, a che cosa educano i nostri bambini? E quando si va nelle periferie tristissime, queste sporche, eccetera, a che cosa educano i ragazzi? Allora c'è un grande lavoro da fare, ma ho sempre pensato con Guglielmo il Taciturno, che è lui che ha vinto gli spagnoli e ha ottenuto l'indipendenza dei Paesi Bassi, che non c'è bisogno di riuscire per intraprendere. No, non c'è bisogno di sperare per intraprendere e di riuscire per perseverare. Bene. Allora penso che possiamo... Se nessun altro vuole fare delle questioni, io ringrazio tantissimo Sergio Latouche e ringrazio anche voi che siete venuti. Allora, a questo punto non posso ringraziare tutti e offrire a tutti un regalo, ma l'ho fatto per tutti alla Paola Bonora e alla faccio un bacio.